Oggi, terza domenica di Avvento, parliamo della gioia dell'unzione di Dio, la gioia di chi si lascia raggiungere da Lui e tende a Lui, la gioia di chi lo ascolta e lo vede all'opera nella storia. Del resto, le letture ci portano proprio in questa direzione. Capire che il lieto annuncio e il Vangelo vissuto sono sempre l'anno di grazia. Quando Sant'Isaia, parlando del Messia, dice che è stato consacrato con l'unzione, mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, conclude così: a promulgare l'anno di grazia del Signore. Con questa espressione, che ricorda i giubilei dell'Antico Testamento, ma con in più un'abbondanza di grazie spirituali sconosciute ad essi, Isaia riepiloga tutto il desiderabile e il giusto attesi dall'umanità. L'anno di grazia del Signore non trascura nessun sognatore, nessun peccatore, nessun abitatore della terra. Chiediamoci adesso: in quale anno della storia si è vissuto questo anno di grazia, portatore di tanta gioia e di speranza che non delude? Nei giubilei ebraici, forse? Giubileo, che all'origine indicava il corno di ariete col cui suono si dava inizio a questo anno di grazia, oggi è sinonimo di gioia divina che fa cantare. Questo è il giubilo. Se pensiamo che questa gioia divina che fa cantare ci sia stata solo nei giubilei cristiani, che dei giubilei ebraici sono il compimento, possiamo annoverare diversi anni di grazia, a partire dal 1300, anno del primo giubileo voluto da Papa Bonifacio VIII, per arrivare al 2016, anno del giubileo straordinario della misericordia, voluto da Papa Francesco, passando per tanti anni giubilari o tematici. Ma tutto questo, non rettamente compreso, ci potrebbe fare credere che la gioia di cui stiamo parlando ci aspetti ogni 50 anni o 25 anni, quando cioè per un anno intero è concessa l'indulgenza plenaria a certe condizioni. Non è così, fratelli e sorelle, e ce lo dicono queste parole che oggi abbiamo sentito. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, come diceva la prima lettura. E queste del Salmo responsoriale che sono le parole del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Guardiamo bene chi pronuncia queste parole. Nel primo caso il profeta Isaia parla a nome di Sion, ma Gesù, che attribuisce a sé la realizzazione di questo capitolo e di queste parole, ci dice: io che sono tutta l'umanità in attesa, gioisco pienamente nel mio rapporto con Dio Padre. La mia anima esulta in Lui. Parla il nuovo Adamo, Gesù, come nel Salmo parla la nuova Eva, Maria, che dice grandi cose del Signore ed esulta in Lui. Sia Gesù sia Maria parlano della gioia di chi è pieno di Dio e pieno di grazia e dunque esulta. Abbiamo adesso la risposta alla domanda che ci ponevamo prima. Dobbiamo aspettare 50 anni o 25 anni per avere la gioia di chi esulta in Dio? No. Dobbiamo voler essere pieni di Dio e pieni di grazia. E allora ogni anno sarà l'anno di grazia del Signore o, come diceva la vecchia traduzione, l'anno di misericordia del Signore. Il Vangelo di oggi ritorna sulla figura di San Giovanni Battista, il precursore, ma stavolta secondo la prospettiva di San Giovanni Evangelista. Egli non è la luce, che è Gesù, ma testimonia la luce. Non è la parola di Dio, ma la voce che annuncia la parola di Dio con la sua stessa vita. Questa compenetrazione in Lui, di luce e di parola di Dio, fanno scattare in chi lo ascolta la domanda: tu chi sei? Il Cristo, Elia o il profeta? E Giovanni risponde, come abbiamo sentito e commentato anche domenica scorsa. Anche noi dovremmo essere così compenetrati da Dio e dalla sua luce e sapienza, amore e grazia, da far nascere non la domanda se siamo noi immagine viva di Cristo, ma la constatazione che siamo figli del Padre.
Per questo Gesù dice altrove: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. La luce è la gioia che emana da un cuore pieno di Dio, pieno di speranze, pieno di carità, sono la prima opera buona con cui si rende gloria a Dio Padre per averci donato Gesù. La gioia cristiana è sapersi preziosi agli occhi di Dio, sapersi amati nonostante tutto, accogliere questa verità e questo amore senza limiti e realizzarci nel praticare ciò che abbiamo imparato dal Maestro. Questa gioia non è una gioia occasionale, ma è una gioia abituale. Ce l'avremo ogni giorno se ogni giorno vivremo il Vangelo. Non è la gioia frivola di chi aspetta il Natale per qualche offerta o per qualche acquisto che non si è concesso tutto l'anno. Non è la gioia allucinata da qualche distrazione che tenta di dimenticare o non pensare al dolore di una colpa, magari giocando alle macchinette o d'azzardo. Non è la gioia del gruppo quando si bestemmia insieme, si ruba insieme, si umilia e prevarica qualcuno insieme e di ciò si prova gioia. Non è nemmeno la gioia sentimentalistica per cui consegniamo al sentimento e alle emozioni le nostre azioni e le nostre gratificazioni. Quello di cui parliamo è olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto, direbbe sempre Sant'Isaia. È una gioia che non viene dalle cose ma dal nostro rapporto con Dio, il Dio della gioia. Per la qualcosa, come dice San Giuseppe Maria Escrivà al numero 662 di Cammino, manca la gioia? Pensa, c'è un ostacolo fra Dio e me. Indovinerai quasi sempre. Sia lodato Gesù Cristo.